Abbiamo già visto nei precedenti video, i cui link sono riportati in descrizione, che gli acidi grassi omega 3 vengono consigliati ed utilizzati come supplemento nel trattamento di alcune patologie dermatologiche e dell'obesità. Tuttavia questi possono essere utilizzati come supplemento nel trattamento di molte altre patologie, come ad esempio l'osteoartrite. In medicina veterinaria sono stati effettuati numerosi studi sui potenziali effetti benefici degli omega 3 in cani affetti da osteoartrite cronica. I risultati mostravano un miglioramento della funzionalità articolare e una riduzione del dolore in cani a cui veniva somministrata un'integrazione alimentare con omega 3. Questi acidi grassi poliinsaturi agiscono in maniera multimodale su questo tipo di patologia. Essendo l'osteoartrite caratterizzata da un processo infiammatorio cronico, l'utilizzo di EPA e DHA in corso di questa patologia ha come principale scopo quello di ridurre la quantità di acido arachidonico a livello articolare e di conseguenza di diminuire la sintesi di eicosanoidi provenienti da questo acido grasso omega 6. Come già detto in precedenza, questi hanno un'azione proinfiammatoria e una riduzione della loro concentrazione a favore di eicosanoidi provenienti da EPA si traduce in una riduzione dello stato infiammatorio. Inoltre, EPA e DHA possono sopprimere l'azione dei mediatori infiammatorio interleuchina 1 e interleuchina 2 e del fattore di necrosi tumorale a livello cartilagineo. Lo stress ossidativo sembra giocare un ruolo fondamentale nell'eziopatogenesi dell'osteoartrite e nella sua progressione. Anche in questo caso gli acidi grassi omega 3 possono apportare dei benefici per il loro effetto naturale antiossidante, soprattutto se la dieta viene ulteriormente integrata con altri antiossidanti come la vitamina E o la vitamina C. Essi possono diminuire il danno alle cellule sinoviali limitando la produzione di ROS. Negli studi effettuati sono stati utilizzati quantitativi differenti di omega 3 e anche in questo caso non esiste un dosaggio standard da utilizzare in animali affetti da osteoartrite. Bauer specifica che, in base agli studi effettuati, il dosaggio minimo utile sia di 230 mg di chilo di peso metabolico dell'animale. Tuttavia, quest'autore consiglia come formula di riferimento 310 mg per chilo di peso metabolico dell'animale.